La signora Pavinato? Sì, che desidera? Signora, mi manda il tisico. Dice che lei ha un mulino, è vero? Potrebbe darmi le chiavi. Per farne che, scusi? Siamo in cinque, io, tre partigiani e il tisico. Abbiamo bisogno di un rifugio sicuro. Ma lei chi è? Io sono Silvio, il giornalista partigiano, quello che scrive la scintilla. Ho bisogno del suo mulino. Mi ci fa dormire solo per questa notte? Se ne vada immediatamente. Non voglio avere niente a che fare con gente come voi, che mi avete rubato anche i salami. Signora, guardi come parla, sa. Io non sono né un ladro né uno zingaro. Sono un ufficiale e ho fatto l'università. E se lei mi vede ridotto così è perché sono braccato dai tedeschi e non è mica divertente, sa. Ma le ho detto che non voglio aver niente a che fare con gente come voi. Senta, signora, io sono tre notti che dormo in un cimitero. Un mal di denti che mi sta facendo diventare matto. E se lei non mi dà le chiavi io sfondo la porta, perché sono un partigiano, combatto contro i tedeschi e ho diritto di essere aiutato. Che c'è il tedesco? Hände hoch! Mani in alto! Was ist das? Macchina da scrivere, machine da tilograph. Io scrittore. No! Tu, partisan! Oh no, partisan. Io scrittore, artist, romancier. Bandit! Signora, lei parla in tedesco, mi aiuti, questo m'ammazza. Aus! Er ist kein Partisan, kein Partisan. Aus! Bandit! Aus! Via, los, an die Wand! Los, an die Wand! Halt! Non potete uccidermi così, dovete processarmi. Tu non hai bisogno di processo, traditore italiano. Tu hai sparato, camerati tedeschi. Oddio. Oh. L'hai ammazzato. Col ferro da stiro.